E allora, cameriere per un giorno? Diciamo di sì. Io sono Alessandra da Melicucco. Sono Francesco Polistena. Alessandro Ponistana. E tu? Io. Massimo Yamassi. Siete pronti per servire? Sì. Ma avete fatto le prove anche? Sì. Siamo felici e orgogliosi di fare parte di questa serata, che ci accompagni per un futuro migliore, anche come il centro di associazione Arcobaleno di Polistena, e siamo fieri di esserlo sempre. Quindi grazie anche a quelli che ci hanno permesso di fare parte di questa serata qui al Castello degli Dei. Iniziativa dell'associazione di volontariato Coloriamo l'Arcobaleno di Polistena a favore delle persone diversamente abili che per una sera si sono trasformati in camerieri e hanno servito ai tavoli. Scopo dell'iniziativa è la raccolta di fondi per acquistare un pulmino, obiettivo raggiunto da quanto ha dichiarato il presidente dell'associazione Franco Puleio. Ho 25 anni di servizio, diciamo, che facciamo, e la prima iniziativa come cena solidale è proprio questa. Ci stiamo cimentando in una situazione dove vogliamo che i nostri ragazzi siano protagonisti. La nostra associazione è un'associazione con ragazzi diversamente abili, e quindi abbiamo provato a vedere la sensazione del, anziché essere serviti, servire, che è molto importante anche, infatti già sono in fibrillazione da una settimana con questo evento, abbiamo fatto le prove dei camerieri eccetera eccetera, e quindi la gioia di vedere nei loro occhi di essere importanti, di essere inseriti veramente nel mondo sociale. Grande partecipazione per la serata, presenti molti sindaci della Piana, da Michele Tripodi di Polistena, Francesco Cosentino di Cittanova, a Valerioti di San Giorgio Morgeto, il dirigente regionale del PD Michele Galimi e poi ancora il consigliere regionale Francesco D'Agostino, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Antonio Marziale, il referente di Libera per la Piana Don Pino De Masi. La serata si è svolta presso il ristorante Il Castello degli Dei a San Giorgio Morgeto, dello chef Adriano Raso, che ha concesso il suo locale per l'apprezzabile progetto. Molto soddisfatti, in particolare una ragazza che è fiera e contenta, mi ha detto se la prendo a lavorare, gli ho detto quando vuoi puoi venire tutti i giorni. Diciamo, lo ricordiamo, questo è il locale, il Castello degli Dei, che sta a San Giorgio Morgeto. Adriano è uno degli chef più importanti, non solo calabresi, è ritornato nella sua terra appunto ad organizzare la ristorazione, e tra le tante iniziative che sta mettendo in campo c'è anche tante iniziative benefiche, appunto questa dell'associazione Arcobaleno di Polistena guidata da Franco Puleio. Ecco, il menù sarà a base di pesce, cercheremo di fare qualcosa di particolare, di rendere un servizio come si deve, all'altezza dei ragazzi che serviranno. Sindaco, allora, importante iniziativa questa sera con i ragazzi dell'associazione Arcobaleno, è una iniziativa che di beneficenza con ragazzi che questa sera naturalmente faranno anche i camerieri. Allora, il comune di Polistena, da quello che sappiamo, è stato tra i primi attori di questa iniziativa. Ma l'associazione Coloriamo l'Arcobaleno ormai opera da moltissimi anni a Polistena e dà davvero un servizio in modo esclusivamente volontaristico, nel segno della solidarietà e dell'umanità. E questa è una cosa bellissima, perché tra l'altro non è un volontariato così che si articola magari attingere a quel contributo o a quel finanziamento. È un volontariato sincero, io lo voglio dire, lo fanno con passione, con amore verso queste persone che purtroppo sono più sfortunate di noi, e anche questa è una delle iniziative che stimolano l'integrazione anche dei diversamente abili all'interno anche di processi che magari sono stati sempre sconosciuti a questo mondo. È un'iniziativa importante di solidarietà, perché punta a sensibilizzare l'opinione pubblica
su quello che è un problema di questa società, che sono i diversamente abili bambini, ai quali molto probabilmente le istituzioni non danno il dovuto peso in termini di ascolto dei loro bisogni, e che purtroppo per un fatto globale finisce per penalizzarli, perché la spending review imposta alle istituzioni, agli enti locali, poi va a finire che incide sullo stato di bisogno, sul welfare, che è rappresentato proprio dai soggetti più deboli. Poi nelle regioni meridionali la cosa viene avvertita di più, perché si hanno meno strutture e quindi si hanno più bisogni e più rivendicazioni. È una serata che vuole ricordarci questo, e che tramite noi lo ricorda un'opinione pubblica che spesso e volentieri non conferisce, neanche dal punto di vista della percezione sociale, il problema. Pino De Masi di Libera, all'associazione Arcobaleno, in solidarietà ai ragazzi con disabilità. Una importante iniziativa, Don Pino. Ma il gruppo Arcobaleno è nato da parecchio insieme all'associazione del Samaritano, e adesso è diventata associazione e siamo molto contenti. Il lavoro che hanno fatto in questi anni è stato enorme. Loro hanno iniziato a lavorare con i ragazzi diversamente abili quando ancora a Polistena la gente era abituata a tenersi purtroppo questi ragazzi segregati. Quindi loro hanno avuto questo merito di aver tolto, di aver portato fuori i ragazzi, di averli aiutati a socializzare, a crescere, con diverse iniziative, tra cui soprattutto il campo di condivisione durante l'estate. Quindi credo che questa cena di solidarietà abbia un senso molto importante. Prima vuol significare grazie ai volontari per il lavoro che fanno, vuol significare grazie ai ragazzi che si stanno cimentando, anche loro i ragazzi diversamente abili, e vuole significare anche una vicinanza concreta, quindi non solo un plauso così formale, ma una vicinanza molto concreta da realizzare ogni giorno. Coloriamo l'Arcobaleno è un'associazione di volontariato a favore di persone diversamente abili e senza scopo di lucro, e che opera a Polistena sin dal 1990. Il fine ultimo dell'associazione è fornire risposte concrete per una migliore integrazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella realtà sociale quotidiana. L'associazione offre la possibilità di condivisione, crescita e di relazione, nella consapevolezza che la formazione di una persona adulta soddisfatta e felice passa attraverso l'incontro e la costruzione di rapporti umani.